Mi sono accorta che con questo golfino sembro un po' nonna Belarda, però ho un vestito sotto perché devo uscire. E solo che in casa fa freddo, per fuori ho il cappotto proprio per uscire e poi mi tengo una stola. E quindi mi sono messa questo golfino, pensando anche, guarda che carino, queste cose qui che riprendono, no, è una ciofeca, scusatemi. Vi lascio il video, ciao! Ciao a tutte! Volevo parlarvi con questo video della Glossy Box. Probabilmente ne avrete le tasche piene, vi uscirà anche dalle orecchie, però io ci tenevo a darvi il mio parere. Per chi ancora non sa, insomma, vive in un altro pianeta, che cos'è la Glossy Box? È un abbonamento mensile che costa 14 euro e ogni mese porta a casa nostra una scatola molto bella con dentro 5 mini taglie di prodotti cosmetici. Cosmetici quindi in make-up, ma anche cura del corpo, cura dei capelli, delle unghie, eccetera. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo perché il team che si occupa della comunicazione è estremamente in gamba, quindi ha fatto crescere l'attesa, ha creato aspettative. Adesso ce l'abbiamo nelle nostre mani perché intorno al 20 è stata spedita, 3 o 4 giorni dopo è arrivata e di conseguenza possiamo, insomma, un pochino far tirare le somme, andare a vedere quelle che erano le nostre aspettative e quella che è la realtà e insomma decidere se secondo noi può essere una cosa conveniente o meno. Dal momento che le Glossy Box vengono spedite senza informare prima sul contenuto e ormai quella di ottobre è partita, di conseguenza non potete abbonarvi, non potete riceverla, più che farvi vedere che cosa contiene, credo sia interessante andare a vedere quali sono i pregi e quali sono i difetti. Iniziamo dai pregi, che sono tre. Il primo è senz'altro il packaging. La confezione infatti è molto molto bella, è una scatola in cartone rigido, rosa cipria, molto molto ben rifinita, molto di classe, ha il logo con la corona centrale qui e arriva in una scatola di cartone che io qua giù mi chino solo un attimo per prenderla, eccola qui. Quindi anche questa molto carina, molto bella. Questa qui ovviamente poi la getterete perché non credo ve ne facciate molto, ve ne facciate molto, ma questa qui invece potete tenerla, utilizzarla magari per conservare, non lo so, degli scritti, degli oggettini, oppure potete, non lo so, magari coprendo il login, anche utilizzarla per mettere dentro un regalo speciale, qualcosa per una vostra amica. Insomma, vedete voi, in ogni caso, secondo me è molto carina proprio da conservare. Il secondo lato positivo è il prezzo. Costa 14 euro i prodotti contenuti al suo interno, almeno per questo mese, anche tenendo conto delle quantità, avevano un prezzo nettamente superiore. Una ragazza, adesso mi sfugge momentaneamente il suo nome e anche il nome del blog, ma ve lo indico da qualche parte, o giù nel box oppure qui. Creato una tabella indicando proprio il prezzo che sarebbero costati tutti i prodotti contenuti. È arrivata a 67,50 euro o qualcosa del genere, quindi insomma la convenienza c'è, anche se bisognerebbe fare un altro discorso. Secondo me, ma lo riprendiamo tra un attimo, magari in coda anche ai difetti. C'è anche da dire che la box di ottobre conteneva 8 prodotti anziché i 5. Che insomma troveremo a partire da novembre. Poi passiamo al terzo lato positivo, vale a dire la possibilità di provare dei prodotti non di facile reperibilità nelle nostre città o in Italia, o magari prodotti professionali. Io onestamente non conoscevo nessuno, non è vero, uno lo conoscevo, però di 8 prodotti conoscevo solamente un brand, solamente una marca, tutti gli altri per me sono delle novità. Mi fa piacere poterli provare perché io sono una persona curiosa, quindi insomma sembra fatta apposta per me. Chiaramente voi dovete valutare secondo la vostra personalità, secondo il vostro gusto. E qui veniamo ai lati negativi.
Il primo lato negativo è che si compra a scatola chiusa, perché voi non conoscete l'entità dei prodotti che vi arriveranno, non sapete di quali brand, non sapete che genere di prodotti, non sapete in quali quantità, non sapete niente. Comprate veramente qualcosa in una scatola con un grosso fiocco sopra senza sapere che cosa c'è dentro. Il secondo lato negativo è senz'altro la scarsa personalizzazione, almeno per adesso, nel senso che ad ottobre tutti hanno ricevuto la stessa glossy box. Il team che ci lavora ha detto che nel corso del tempo ci sarà una personalizzazione, per cui insomma non ci sarà più il rischio di ricevere una crema antirughe se avete 18 anni o magari una crema per le pelli grasse se l'avete secchissima. Quando vi registrate al sito e vi abbonate, vi vengono richieste alcune scelte, se avete la pelle chiara, se ce l'avete scura, se secca, mista, eccetera, eccetera, quali sono le vostre preferenze, se vorreste ricevere prodotti per le unghie piuttosto che per i capelli, piuttosto che profumi. Quindi, insomma, diciamo che la strada dovrebbe essere quella, ma per adesso resta un punto negativo. Il terzo punto negativo è il fatto che non c'è un quantitativo minimo esplicitato sul contratto, si parla di mini tagli in termini generici. Moltissime ragazze erano preoccupate all'idea di ricevere dei campioncini pagando 14 euro. Nella prima glossy box, secondo me, si è visto che la differenza tra campioncino e mini taglia è ben conosciuta da Glossy Box. È chiaro, questo è soltanto il primo invio, questa è la presentazione, questa è la prima impressione, quindi è ovvio che magari nel corso del tempo ci saranno anche prodotti deludenti. Bisogna fare un atto di fede, un atto di fiducia e sperare che chi lavora per Glossy Box sappia anche dire no, questo campioncino di profumo non lo inseriamo perché sappiamo che così scontenteremo le nostre clienti. Io spero che lo facciano, anche perché internet è una brutta bestia, è facile in un attimo perdere tanta clientela. Uno, perché è molto più facile raggiungere direttamente l'azienda, quindi parlarle, dirle io non sono contenta. Due, estremamente semplice annullare l'abbonamento. Infatti è sufficiente poi ricordarsi, mi sembra 10 giorni prima, ma non ne sono sicura. In ogni caso, nel regolamento, se andate sul sito, è tutto scritto. Dare disdetta e voi non riceverete più le glossy box. Quindi, insomma, secondo me la differenza tra campioncino e mini taglia c'è, è ben chiara e non avremo sorprese. Poi, per carità, magari a novembre verrò. Come si dice? Smentita. Magari a novembre verrò smentita, però sono piuttosto fiduciosa, diciamo. Fatto sta che in ogni caso è tutto nelle mani delle case cosmetiche e di Glossy Box. Avevo detto che avrei aggiunto una piccola nota sulla convenienza. Conviene, sì, abbiamo detto che guardando il soldo sicuramente conviene. Però bisognerebbe parlare anche di convenienza relativa, cioè di convenienza per noi, per ciascuno di noi, per la nostra persona. È chiaro che se nella scatola ci sono 5 prodotti, 3 non mi piacciono, non li uso perché va a capire, li ho comprati in passato e non mi sono trovata bene, non sono adatti al mio tipo di pelle, non mi piace il colore, insomma, per qualsiasi ragione quei 3 prodotti per me possono essere presi e regalati o presi e buttati, allora ecco che la Glossy Box per me ha smesso di essere conveniente. Ecco perché è difficile rispondere a questa domanda. Conviene? In termini assoluti non c'è una risposta. Dovete valutare secondo voi. Per me sì, per me conviene. Io mi sono abbonata alla Glossy Box di novembre, quella di ottobre mi è stata inviata, mi è piaciuta, ne sono rimasta soddisfatta, quindi ho sottoscritto l'abbonamento e credo che questa sia l'assicurazione migliore che io possa farvi sul fatto che la mia opinione è onesta e è relativa davvero a quello che penso della Glossy Box. Se non mi fosse piaciuta non mi sarei iscritta, questo va da sé.
dobbiamo ancora parlare del programma Fedeltà. Perché? Perché una volta che riceverete la vostra Glossy Box potrete commentare, recensire, dare il vostro giudizio sui prodotti che vi sono contenuti. Come si fa? Si va sul sito e si lascia la propria opinione. Ogni giudizio viene premiato con 20 punti. Ogni 1000 punti si ottiene una Glossy Box in omaggio. Detto in maniera spiccia e dopo essersi fatti due conti, ogni 10 Glossy Box l'undicesima è in omaggio. A questo punto io credo di avervi detto tutto, vi mostro come si presenta la box e cosa c'è al suo interno. Abbiamo già visto il packaging esterno e poi sono molto fiera di come dico packaging. Ore e ore di ripetizioni, solo per questo. Allora, la scatola all'interno, i prodotti sono contenuti in una velina molto carina, fermata da un nastro color cipria. Dentro c'è una cartolina con un messaggino di Glossy Box che vi leggerò poi magari alla fine del video, quando ci saranno tutte le immagini dei prodotti contenuti, perché mi rendo conto che questa telecamera non è proprio il massimo, quindi probabilmente non vedrete molto, ma per fortuna la fotocamera si fa perdonare, quindi insomma cerchiamo di fare un mix tra le due. Dall'altra parte della cartolina sono invece indicate le descrizioni di ogni singolo prodotto. Abbiamo detto ci sono all'interno 8 prodotti, 3 dei quali fanno parte di un kit per i capelli. Intanto apriamo il nastro, apriamo la velina e qui abbiamo i nostri prodottini. Li vediamo uno a uno. Allora, c'è una crema viso di Piu, una crema francese, io l'ho provata, mi piace, non recensirò i prodotti, alcuni non li ho ancora testati, altri ho iniziato, ma in ogni caso non è questo quello che conta. Quello che ci interessa è più che altro il concetto della Glossy Box per decidere se ci piace o meno. Qui abbiamo l'unico prodotto di make up della NYX, un mascara, un mini mascara, viene anche venduto in questo formato, se andate sul loro sito potete trovarlo. Eccolo qua, lo scovolino è di quelli che piacciono a me, in silicone, è molto piccolino, secondo me potrebbe andare bene magari anche per le ciglia inferiori, oppure se si dovete partire magari per un weekend e non volete caricarvi troppo, anche se in realtà un mascara non è che occupi tutto questo spazio. Poi c'è un olio per il corpo, un olio secco, il Prodigieux della NYX, tanti prodotti francesi. Eccolo qui, è effettivamente un olio secco, pare sia composto interamente da prodotti naturali. Non lo so, a me sembra un po' strano, posso dirlo, perché si assorbe talmente rapidamente che non mi sa neanche di olio. Però sul sito di Glossy Box trovate anche indicati tutti gli ingredienti, quindi eventualmente potete anche provare magari a ricrearlo. Io credo, una volta finito, proverò magari a mescolare i vari oli indicati, così vediamo se mi viene uguale. Dubito, ma ci proviamo, pasticciamo un po'. Poi abbiamo, eccolo qua, allora, per i capelli, da cosa iniziamo? Da questo, perfetto, di Hairmed, ricostruzione, bagno eudemico, volumizzante per uso frequente, in pratica è uno shampoo volumizzante. Dopo che avete fatto lo shampoo, utilizzate questa lozione, un fluido ricostruttore volumizzante sempre per i capelli, eccolo qua, e poi in ultimo vi rifate lo shampoo, togliete il tutto e c'è la maschera. Questo kit per i capelli, ad esempio, io non l'avrei comprato, l'avrei lasciato lì sugli scaffali, un po' perché non ne ho bisogno, un po' perché lo trovo un po' macchinoso, nel senso, vi fate lo shampoo, vi asciugate i capelli fino al 70%, mettete questa lozione ricostruttrice, poi massaggi bene, si massaggiano bene i capelli, poi si asciuga bene con il phon, quindi i capelli completamente asciutti, ve li rilavate, mettete la maschera e ve li asciugate di nuovo. Una mezza giornata, e io sono un po' più spiccia in queste cose.
però in ogni caso credo li utilizzerà mia mamma che tra l'altro ha dei capelli più secchi dei miei, quindi potrebbe anche trovarne maggiore beneficio. Poi invece mi è piaciuto tantissimo il fatto che all'interno sia stata inserita una crema corpo dei coloniali, perché era molto tempo che volevo provarla e in più è alla mirra e a me la mirra piace tantissimo, quindi non l'ho ancora provata, ma la proverò presto. Perfetto, io direi che abbiamo esaurito l'argomento. Se avete altre domande, fatemele qui sotto e io, insomma, se sono in grado di rispondere, rispondo volentieri. Per adesso vi mando un bacio e vi saluto. Buona serata. Buona serata, vabbè, per me è sera. Buon qualsiasi momento della giornata. Ciao! E adesso momento foto e se vi interessa lettura del messaggio riportato sulla cartolina. Care Glossy Girl, con questo primo cofanetto delle meraviglie vi diamo il benvenuto nell'universo di Glossy Box e iniziamo, insieme, un viaggio alla scoperta del mondo della bellezza. Per celebrare l'arrivo di Glossy Box in Italia abbiamo deciso di stupirvi fin dall'inizio. Questo cofanetto avrà una sorpresa extra e vi porterà 6 dei più interessanti prodotti che abbiamo scoperto per voi. Sappiamo che ognuna di voi è speciale, curiosa della vita, capace di cogliere l'ultimo beauty trend, che ama sperimentare e ha uno spirito attento e vivace. Come lo sappiamo? Semplicemente perché avete scelto di lasciarvi stupire ogni mese con sorprese pensate apposta per voi. Eh sì, perché Glossy Box vi farà riprovare l'emozione di quando eravate bambine e con l'entusiasmo della scoperta iniziavate a giocare con i primi cosmetici. Il nostro desiderio è quello di continuare a farvi sognare e divertire. Seguiteci, perché per noi tutte la bellezza è una magia quotidiana. Il vostro Glossy Team.